Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in un nuovo video recensione un po' speciale, perché quest'oggi parliamo di due periferiche Ozone che sicuramente avrete già visto da East Grab Boys. Sì, lo sappiamo, avete rotto con queste cazzo di commenti, eh? Però divise in due video, facciamo un'unica recensione divisa in due video. Esatto, quindi oggi usciranno due video, siamo passati il mese scorso, negli ultimi mesi, a fare un video ogni tre settimane. In questo mese, nel prossimo mese, ne faremo tre in una settimana. Per cui, ragazzi, stiamo andando in maniera cattivissima, veramente. Oggi parliamo della tastiera, ovvero della Strike Pro di Ozone e dell'headset. Ragazzi, questa è una tastiera che Lorenzo ha fatto innamorare Lorenzo, veramente. Non è mai successo, abbiamo recensito, come vedete, scrivete tastiera su Prodigy che viene fuori una quantità di robe. È l'unica che ha fatto innamorare lui, per cui io gli lascerei la parola, perché se ha preso lui vuol dire che è un prodotto alla Madonna. A me basta che io sono una puttana un po' sotto questo punto di vista, lui veramente si è innamorato. Assolutamente, perché? Perché questa tastiera è innanzitutto estremamente compatta, ha dei cerri che non sono propriamente silenziosi, infatti questo è uno degli unici punti che non mi ha fatto impazzire, però queste sono opinioni, ci sono persone che comprano le tastiere solo per sentire la mitragliatrice mentre scrivono, mentre giocano, infatti sono cerri MXC Red in questo caso. Quelli dedicati al gaming, quindi ragazzi, non sono via di mezzo, sono proprio quelli da gaming. Quelli da gaming, esatto, che non fanno casino come i black, però sono, diciamo, secondi, sono più casino. E i materiali sono gommati, quindi la postura sulla tastiera è molto comoda, il poggiapolsi non è ovviamente estraibile in questo caso, però si adatta perfettamente alla posizione, i tasti sono alti, il giusto, non da fare tipo il ponte ogni volta che devi scrivere qualcosa, siccome io personalmente la uso per lo più per lavorare, quindi per un uso più professionale che un uso da gaming, in questo caso mi sono trovato decisamente comodo anche se questa è una tastiera prettamente da gaming. Esatto, strano, perché si è innamorato della tastiera da gaming quando passa la giornata quasi a montare, per cui ragazzi veramente è un po' rimbambito. Nota di che comunque molti madrileni, che cazzo me ne frega, però io ci tengo a dire queste cose, la gommatura non è pesante come la Trigger Z. Questo cosa comporta? La Trigger Z è tipo uno Swiffer, cioè tu la metti su un gomolo di polvere e praticamente ve le tira via tutto, si attacca tutto e attira qualsiasi cosa, qualsiasi veramente particella ci sia nell'aria. Questa invece è una gommatura che permette di apprezzare il fatto che è di gomma, ma non si sporca, e per me, che ci tengo comunque a tenere la mia postazione in maniera proprio pulita e ordinata, l'unica è una cosa della sua vita che... Sì, è vero, l'unica cosa, sono disordinatissimo, la mia postazione gaming è immacolata, è l'unica cosa, per cui ragazzi veramente ci tengo e rimane pulita. Ovviamente le caratteristiche della tastiera da gaming sono presenti come in tutti i tipi di tastiera di appunto questa categoria, quindi i tasti sono rimovibili, gli switch sono appunto come abbiamo detto i red, l'illuminazione è in questo caso però non intercambiabile, ma tutti i tasti sono illuminati di bianco, tranne il WASD dei direzionali che sono di rosso e non potete cambiarli. Apriamo una parentesi sull'illuminazione, perché comunque questa tastiera ha una retroilluminazione, però è fissa. Praticamente voi non avete la regolabilità come abbiamo come nella tastiera che abbiamo recensito la volta scorsa, che è full regolabile su tutti i tasti, ogni tasto può avere un colore singolo. Questo vi dovete attaccare a quello che dicono loro. Esatto, quindi appunto tutti bianchi o vabbè. Potete semplicemente decidere l'intensità dell'illuminazione, quindi sui soliti tre livelli di illuminazione, il fatto che possa avere un effetto di pulsazione, come un po' tutte le tastiere che stanno uscendo adesso, e l'illuminazione solo sui direzionali e i WASD, che sono quelli illuminati di rosso ovviamente, quindi o totalmente spenta o totalmente accesa o solo quei tasti lì o pulse. Vedo già gente storcere il naso, D'altronde ragazzi, abituati come siamo soprattutto a tastiere croma con 16,8 miliardi di colori, ovviamente avere una tastiera che ha queste cose è un pelo per un difetto in questo periodo. Però rispetto alle tastiere comunque che hanno queste funzionalità costa la metà. Va anche detto ragazzi, perché su Amazon la trovate a 80 euro questa tastiera, che è un prezzo aggressivo, veramente aggressivo. Questa si pone come una fascia
medio più alta che medio, comunque sì, non è un cazzo, beh, della media, abbastanza alta, a 80 euro ragazzi, quindi magari anche in questi giorni di offerte natalizie, ragazzi, la trovate a 70 euro al posto di 80, è un best buy questo prezzo, cioè se avete bisogno di una tastiera gaming, non avete tutto sto budget, è ottima questa, che nonostante abbia Red, nonostante se in ufficio se la portano mi ghigliottinano il giorno dopo, perché veramente se voglio fare un concerto, però comunque è ottima, per alla fine conta la funzionalità, se non ti dà fastidio il rumore. Un minuto da dedicare al bundle e a quelle che sono le altre caratteristiche un po' marginali, diciamo, per una tastiera da gaming. Quindi semplicemente questa tastiera incorpora un hub sia per i jack, per mouse, sì, buonanotte, sia per i jack che per cuffie e microfono, sia per un USB eventualmente, ovviamente 2.0, esatto, non 3.0 ma 2.0, quindi quella classica. Il cose fatto... che possono essere utili, ma non può fregare un cazzo nessuno, come nel mio caso, però magari a certa gente piace. Di buono c'è che avendo questo hub non ha bisogno di 3 cavi di collegamento USB e 2 cavi jack. Ovviamente hai 2 cavi jack di rilancio e un'unica USB che alimenta il tutto. Per cui comunque anche questo fa decadere comunque la potenza dell'USB, perché comunque ragazzi non è che gli altri sono scemi che abbattono un altro cavo, è per avere una funzionalità completa dell'altra USB, per cui questa sicuramente sarà meno potente, meno prestante dell'altra. Per quanto riguarda invece il bundle è minimo, perché dentro la scatola c'è solo la tastiera e un adesivo Ozone. E ovviamente quello per togliere. No. Neanche quello? Esatto. Ma al di là di questo piccolo particolare che può fregarvene un cazzo, come può essere un problema. Beh, noi ne abbiamo tipo 46, per cui infatti capire, non c'è per niente, però magari a voi fate un attimo più fatica a levare soprattutto a levare i tasti vicini. Quello un attimo fate fatica. Punti fondamentali, quindi. Se non vi dà fastidio il rumore, è un'ottima tastiera da gaming. Se avete un utilizzo prettamente professionale delle tastiere, non è male. Posso dire che non è male. È strano lui, eh. Per cui per noi è abbastanza promossa questa tastierina. Sì, è abbastanza più che promossa, perché è la qualità prezzo che fa la differenza comunque alla fine, ragazzi. È facile dire che le cose sono al top quando costano 300 euro. Più difficile è fare un prodotto di qualità a prezzi accessibili a tutti. E soprattutto in questo periodo, ragazzi, anche se volete fare un regalo a qualche amico nerdone che avete... una bella tastiera. Merdone. No, vabbè, non esageriamo, non ci mi permetterei mai di offendere. Però comunque se volete fare un regalo di questo tipo è ottimo, il prezzo è basso. So che molti di voi non piacciono i Red, i Brown comunque sono la soluzione sempre migliore, però comunque anche questa tastiera non è male. Io l'ho provata e non mi sono innamorato come lui, l'apprezzo, preferisco altro, però ammetto di che non è male. Mi raccomando ragazzi, non dimenticate che il video non finisce qui, ma c'è anche l'altro video dedicato alle cuffie, quindi non toglietevi dal canale, ma andate a vederlo subito. Ciao!